Buonasera a tutti, San Paolo di Civitate, signore e signori, io sono Ivan Diomedes, penso che molti di voi mi conosceranno, per chi non mi conosce, sono un attivista del Movimento 5 Stelle e qui abbiamo oggi avuto la possibilità di invitare la nostra consigliera regionale che ha un incarico di spessore diciamo a livello regionale. E, motivo per cui diciamo siamo qui stasera è perché vogliamo diciamo dire a avvisare la popolazione che insomma ci sta il 4 dicembre, una bella data, è un referendum per il sì o il no, e noi volevamo rispondere diciamo così a quanti insomma il paese ci hanno chiesto. Niente, non vi voglio tenere di più, vi lascio la nostra consigliera Rosa Barone. Allora, prima Gisella da Torre Maggiore, ex candidata sindaca, ex candidata sindaca, prego Gisella. Buonasera a tutti, noi da Torre Maggiore siamo venuti a dar manforte anche a San Paolo, siamo un gruppo unito, il Movimento 5 Stelle è questo, unione, solidarietà, perché i cittadini abbiamo tutti bisogno delle stesse cose, le necessità sono democratiche, i problemi sono comuni e quindi le soluzioni vanno cercate tutti insieme. Non esiste limite di paese, di città, di regione, dobbiamo essere uniti, noi cerchiamo di esserlo a livello comunale il più possibile, indubbiamente, ma anche quindi a livello di un territorio più vasto, quindi i paesi limitrofi sono più facili da raggiungere, quindi di conseguenza è proprio nostro dovere esserci, perché i problemi sono seri, vanno risolti, non si può fare orecchio da mercante, non possiamo stare a casa nostra, gli impegni ce li abbiamo tutti. Io sono una mamma con due bambine, ma ciò non toglie che dedico il mio tempo a cose che ritengo fondamentali per la mia vita, per la vita delle mie figlie e per la vita del futuro. Cioè io vedo un futuro che non può essere abbandonato alla gente che ci governa. Cioè questa riforma costituzionale merita di essere studiata, approfondita da tutti voi singolarmente. Io non voglio dare un'idea politica al no che noi proponiamo come Movimento 5 Stelle, perché dovete essere voi a informarvi autonomamente. Noi vogliamo dirvi quello che è la riforma, che è una schiforma, come la definiamo noi, perché in verità vuol distruggere quella che è la libertà del cittadino, in quanto ci terrebbe fuori da quello che è il nostro quindi intervento nel voto, perché votando al Senato prima lo potevamo fare, adesso non lo potremo fare più. I consiglieri regionali quindi diverranno senatori, i sindaci, e quindi noi verremo esclusi dal voto al Senato. In più anche i referendum popolari non avranno più possibilità di essere accolti, in quanto le firme non saranno più 50 ma 150, quindi viene reso sempre più difficile l'intervento dei cittadini. Allora vogliamo una dittatura, vogliamo l'oligarchia, cioè io non credo sia questa la strada giusta. I nostri amministratori abbiamo visto cosa vogliono seguire, le lobby e tutto ciò che non ci riguarda. I problemi nostri ho perso un po' la dimestichezza col microfono. Comunque sono decisa nel portare avanti questa lotta, perché serve che tutti i cittadini devono essere partecipi e informati. Seguite i programmi del Movimento 5 Stelle e non, informatevi, leggete. La Costituzione è una cosa bellissima da leggere, perché davvero rende il cittadino partecipe di quella che è la politica, di quella che è la sua vita, la sua vita appunto nella politica, e di conseguenza dovrebbe essere una cosa che debba interessare tutti. La riforma di conseguenza anche va approfondita e va quindi seguita. Dobbiamo votare no perché vogliono escludere i cittadini da tutto, non si può permettere che i costituzionalisti siano un Verdini, un Renzi, che non sanno assolutamente quel che significa la Costituzione, non sono
stati eletti da nessuno, quindi non hanno proprio il potere di poter mettere mano alla Costituzione, che è sacra. Io lascio la parola a Rosa Barone e voglio solo farvi un appello: siate partecipi, è importante essere partecipi, la politica deve essere intesa come uno stile di vita e quindi interessa a tutti. Brava. Grazie. Allora, buonasera San Paolo. Buonasera San Paolo, io sono la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle in Regione Puglia, quindi fate conto che stiamo con Emiliano, no? Il nostro capo, no? In questo momento al governo della Regione Puglia è Emiliano. L'altro giorno, forse l'avete letto, abbiamo ridato indietro 213.000 euro tagliati dai nostri stipendi e abbiamo allestito le sale cinema per i bambini ricoverati a San Severo, a Cerignola, a Foggia. Io da sola ho dato indietro 26.000 euro che mi erano sul mio conto, erano soldi che appartenevano a me, ma poiché avevamo promesso in campagna elettorale che ci saremmo tagliati gli stipendi, io invece di prendere come fanno gli altri consiglieri regionali 11.000 euro al mese, 11.000 euro al mese prendono, io ne prendo circa 3.000, quindi sto pagatissima. Tutto quello che non prendiamo l'abbiamo messo in questo fondo e abbiamo dato indietro 217.000 euro. Abbiamo regalato le sale cinema ai bambini, abbiamo fatto capire che fare politica si può fare anche guadagnando un po' di meno, facendo tutto quello che ci tocca. Io, la San Paolo Civitate in realtà è la prima volta da quando sono stata eletta, ma io voglio sapere quanti consiglieri regionali vedete in piazza quando non si vota, voglio sapere quanta gente viene ad ascoltare il vostro parere prima delle votazioni, quanta gente viene qui non a chiedere voti. Io oggi non chiedo i voti per il Movimento 5 Stelle, non mi interessa, io chiedo soltanto che vi interessiate al 4 dicembre, non c'è un voto più importante del 4 dicembre, perché andiamo a cambiare la Costituzione, andiamo a cambiare la Costituzione. Cioè abbiamo, purtroppo, la televisione passa un messaggio distorto, dicono bugie. Votando sì, diamo il paese in mano all'oligarchia. Non ci sarà più democrazia in questo paese. Finisce la democrazia. E non è un modo di dire, perché vi tolgono il potere di voto, diventa zero o quasi zero. La cosa è molto complicata, spero di essere chiara. Se non sono chiara vi prego di fare domande e di interrompermi, perché è un po' difficile, ma quanto più è difficile io tanto più vi chiedo di essere protagonisti e non di fidarmi né di me né di Ivan né del Movimento e di non votare no perché lo dice il Movimento o per mandare a casa Renzi, perché non è questo, è molto più grave. Non votate no, bisogna votare in maniera consapevole, prendete la riforma e interessatevene e andate a leggere come la vogliono cambiare, è qualcosa di osceno per quanto ci riguarda. Quando vi dicono che abbiamo tolto il Senato, non è vero, il Senato c'è, hanno tolto a noi cittadini la possibilità di votare, non avrete più, e senatori, non avremo più il diritto di voto del Senato, ma il Senato rimane il Senato, nel Senato andranno i sindaci, andranno i consiglieri regionali, gente che è eletta per fare il sindaco dovrà andare a Roma, allora può essere che vada Landella, il sindaco di Foggia, con una città come Foggia, con tutti i problemi che ha Foggia, deve andare a Roma a spese nostre, noi gli pagheremo il vitto, l'alloggio, i collaboratori, perché non crediate che ci sono risparmi. Allora il Senato rimane e vanno i sindaci, rimane e vanno i consiglieri regionali, gente come me che è eletta per una provincia grande come quella di Foggia che dovrà andare a Roma e che avrà l'immunità parlamentare. Sapete cosa vuol dire l'immunità parlamentare? Che se va uno come Landella o se va il sindaco di Roma, di Cosenza, di Catanzaro, se avrà una carta, che ne so, un'intercettazione, se parlerà con qualcuno al telefono,
non potrà essere più intercettato, diventerà a tutti gli effetti qualcuno che verrà tutelato anche per legge. Questo senza... Allora, gente che è stata votata per fare il sindaco deve andare a fare il senatore, doppio lavoro, doppio lavoro. A chi deve già amministrare città difficili, a chi deve stare in consiglio regionale eletto per quello, andrà lì. Allora, io che mi trovo a parlare con i consiglieri provinciali, voi sapete che oggi come oggi ci hanno tolto la possibilità di votare alla provincia, ma la provincia esiste. Io vi dico, i consiglieri provinciali che non vengono pagati e non vengono eletti, sapete cosa mi dicono tanti? Ma tu non mi paghi? Ma tu non mi hai eletto? Perché non c'è più la corrispondenza, non c'è più la rappresentatività. E lo stesso sarà il senatore. Il senatore non rappresenterà un territorio, rappresenterà se stesso e i suoi interessi. E allora finirà il voto. Allora cosa vuol dire? Che una riforma come questa, quando vi dicono aboliremo il Senato, è una cretinata, è una bugia, è una delle ennesime bugie che raccontano. Sapete quando dicono che ci sarà risparmio? Sapete quanto è il risparmio secondo la ragioneria dello Stato? 47 milioni. Sapete quanto abbiamo speso per votare le trivellazioni? Sapete quanto abbiamo speso per non mettere insieme le amministrative e le trivellazioni per un giorno? 300 milioni! Allora tu risparmi 300 milioni, li butti perché non ti interessava in quel momento superare il quorum, e invece li butti, li risparmi in quel caso all'anno 47 milioni e togli la possibilità ai cittadini di avere i senatori, di scegliersi i rappresentanti. Tu togli la possibilità di votare, avremo senatori che non rappresentano nessuno, che non hanno nessun interesse a rappresentare, tanto non lo votate, tanto non vi devono ringraziare, tanto non hanno nulla da dirvi, andranno a Roma e faranno quello che dirà il capo, farà quello che li ha scelti. Questo per il Senato. Per la Camera, alla Camera si dice, si continua a votare, se passa l'Italicum, in pratica il 70% dei deputati non li sceglierete voi, saranno i capolista bloccati, li sceglie il partito, li sceglie chi vince. Quindi viene meno l'articolo 1 della Costituzione italiana, che dice che la sovranità appartiene al popolo. Non avremo più valore, la sovranità verrà meno. Perché cosa succederà? Il voto non varrà nulla. Perché se io decido che deve andare Giacinto, e Giacinto non è il capolista, il mio voto è nulla. Deciderà chi comanda, deciderà che Giacinto non è buono, perché Giacinto non è un signor sì, il capolista andrà. E allora il 70% dei deputati saranno scelti dal partito. Il Senato non lo votate, e allora il vostro voto sarà nullo. Non conterà più niente. Già oggi abbiamo difficoltà ad alzare la voce, ma quando avremo una Camera eletta solo da signor sì, cioè da gente che risponde a chi l'ha messo al capolista, mi dite voi che senso avrà? Noi abbiamo, quello sapete, per dire, il nostro Lello Di Gioia è stato eletto in Sardegna con il Porcellum, calato dall'alto e messo in Sardegna. Secondo voi Lello Di Gioia risponde ai sardi? Risponde a un territorio che non conosce? Lello Di Gioia di San Marco la Catola, per essere chiari, è stato eletto in Sardegna. Perché questo? Perché il Porcellum, come l'Italicum, è un sistema elettorale che non rappresenta i cittadini. Io voglio eleggere una persona del mio territorio, che deve rispondere a me, che deve camminare nella mia strada e lo devo riconoscere. Allora sì che ha senso il voto, ma invece verrà scelto... E voglio essere calma perché non mi devo arrabbiare, perché io mi arrabbio, perché queste cose in televisione non le dicono, non le dicono che il Senato non viene votato dai cittadini, ma si voteranno tra i politici, e per quanto riguarda la Camera il 70% è scelto dal capo partito, è scelto da Renzi, Renzi deciderà chi deve andare alla Camera e saranno tutti signor sì, avremo capolista bloccati. Questo è il Senato, questo è il futuro con il sì. Votate sì e non votiamo più al Senato, e il voto alla Camera varrà zero. Avremo senatori che si scelgono tra di loro. Allora il mio consigliere regionale vicino di Camera, magari, che ha problemi con la legge, poiché gli daremo l'immunità,
verrà votato lui, non verrò votata io. Allora avremo senatori con l'immunità che fanno i sindaci o i consiglieri regionali, e alla Camera gente che deve rispondere solo e soltanto al capo popolo, al chi è il premier, a chi decide per voi, lui. Questa vi pare democrazia? Vi pare che accettiamo l'articolo 1, cioè la sovranità appartiene al popolo? No. Allora quando vi diranno dimezziamo le spese, sono 47 milioni per un giorno, per votare le trivellazioni 300 milioni. Quando vi diranno aboliamo il Senato, non è vero, abolisci il voto, abolisci la possibilità di andare al senatore a dire ma tu che stai facendo a Roma, perché non rappresenterà più voi, non l'avrete votato e non avrete diritto. La Costituzione nostra, che era considerata la più bella del mondo, contava di 9.333 parole. E ogni capoverso era diviso per 20 parole, era molto semplice, perché nel 1848, quando è stata scritta, il 14% solo degli italiani leggevano, tutti gli altri erano analfabeti, e doveva essere semplice, doveva essere comprensibile, doveva essere per tutti. Io vi invito a leggere la riforma costituzionale scritta da Verdini, da Boschi, da Verdini, persona che è condannata, ha problemi con la giustizia da sempre, ha deciso di decidere, ha cambiato la Costituzione. Lo sapete che diceva il padre? Io ve la invito a leggere, mi dite se si comprende, anche da gente, voi lo sapete che i maggiori costituzionalisti hanno detto che se passa il no non andranno più a insegnare, perché hanno detto è incomprensibile per noi. Perché questo? Perché più è difficile e più si possono fare i magheggi, più le cose possono essere, come dire, modificabili a nostro piacimento. Voi lo sapete che oggi con la legge, con la Costituzione attuale, l'unico modo per fare le leggi è Camera Senato, per le leggi ordinarie due volte alla Camera e due volte al Senato, poi deve uscire identica. Voi lo sapete qual è la difficoltà nel fare le leggi? Secondo voi, se non fanno una seria legge per la corruzione, è perché la Camera e il Senato è troppo complicata? O perché non si mettono d'accordo? O perché c'è l'NCD? O perché c'hanno troppe persone complicate là dentro a mettersi d'accordo per fare una seria legge per la corruzione? È logico che non è un problema di tempi, è un problema di volontà politica. Sapete quante ore ci hanno fatto, quanti giorni per fare la legge Fornero? 14 giorni. Sapete quanti giorni per il lodo Alfano? 21 giorni. Perché erano tutti d'accordo? Perché c'era la volontà politica. Oggi come oggi, se non fanno, se abbiamo aspettato dal 1987 una legge per le unioni civili, è perché era difficile Camera-Senato o perché non si mettevano d'accordo? È logico che è un problema di governabilità, è un problema di accordi all'interno dei partiti, di serietà all'interno dei partiti. Se Renzi è subentrato a Letta non è perché c'era la Camera e il Senato ed era complicato, ma perché internamente al partito l'hanno fatto fuori, perché il problema non è la governabilità, è la serietà della gente. Voi lo sapete? Quanta gente, quanti giorni di ferie hanno fatto quest'estate i parlamentari? 41 giorni di ferie. Se era un problema di efficienza, lavoravano o no? Chi fa 41 giorni di ferie oggi come oggi? Chi li fa? Nessuno. Loro hanno fatto 41 giorni di ferie. Se era un problema di produzione delle leggi, perché facciamo poche leggi, lavoravano 41 giorni o no? Se è un problema, sapete quanti giorni hanno lavorato questa settimana? Martedì e mercoledì. Tutti il resto dei giorni, Renzi e Boschi, devono andare in giro a fare pubblicità per il sì. Noi stiamo pagando un presidente del Consiglio che passa i giorni suoi in televisione, alla stampa, alla radio, a fare pubblicità per il sì, come se fosse la cosa più importante. Non abbiamo tempo di fare problemi, non ho aggiustato le pensioni, non fanno leggi per le case, non fanno leggi per i poveri, per gli ultimi, per le famiglie. Hanno il problema della Costituzione, è fondamentale, non si mangiava più in paese. Ora vi dico, voi lo sapete, allora tutto questo, lo sapete che quando Pietro Calamandrei, che era uno dei padri, no, costituenti, nel 1948 diceva
Quando si scrive la Costituzione, i banchi del governo devono rimanere vuoti. Perché? Perché non è il governo, voi lo sapete, che avete eletto i parlamentari, non il governo. Il governo è scelto dal Presidente della Repubblica, che dà l'incarico al Premier, a Renzi, che sceglie i ministri, e quindi il governo. Quindi il governo, che è passeggero, non dovrebbe esporsi sulla Costituzione. Abbiamo avuto un governo che ha tenuto, perdonatemi, per le palle i senatori sotto ricatto, che se non votava la Costituzione la modifica non li avrebbero più eletti. Questo è il clima. Io mi ricordo, c'era Sanremo di notte e votavano la Costituzione tenendo sotto ricatto i senatori, dicendo che se non li avessero votato, non avessero votato sì, non sarebbe passata la notte, non sarebbero stati rieletti. In tutto questo, la sentenza numero 1 del 2014 dice che il Porcellum è anticostituzionale, cioè vale a dire la legge elettorale con cui sono stati eletti questi parlamentari non è costituzionale, avrebbero dovuto fare il minimo indispensabile. Invece di fare il minimo indispensabile si decidono a cambiare la Costituzione in maniera autarchica, cioè in maniera, come dire, dittatoriale, cioè quelli che non hanno, come dire, la legge elettorale Porcellum è stata considerata non costituzionale per due motivi: perché i cittadini non sceglievano i parlamentari e perché il premio di maggioranza era troppo grande, quindi non era rappresentante, cioè chi sta là non rappresenta in toto i cittadini, e quelle persone che non rappresentano in toto i cittadini per la Corte Costituzionale hanno cambiato la Costituzione in maniera non, come dire, armonica, ma in maniera totalmente dittatoriale. Faccio dicendo a voi, il problema sembra che il bicameralismo, non si fanno le leggi, lo sapete che noi facciamo più leggi dell'Inghilterra e della Francia? Siamo secondi solo alla Germania, che abbiamo un numero di produzioni di leggi che è totalmente in linea col resto dell'Europa. Ma voi credete che sono troppe le leggi che facciamo o sono poco applicate o sono poco buone? Non sono poco... Non è un problema di numero di leggi, ma come che non vengono applicate, che non sono buone magari. La Costituzione dovrebbe essere prima applicata, prima di essere cambiata. Invece decidono di cambiare una parte politica, un governo con a capo Napolitano decide che va cambiata la Costituzione. Tutto questo perché lo vuole l'Europa. Lo vuole l'Europa, perché l'Europa, una lettera della JP Morgan, vale a dire una banca americana, diceva che le costituzioni del Sud Europa sono troppo populiste, sono, perché derivano dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi sono troppo socialiste, troppo legate alla, come dire, troppo democratiche, e non vanno bene per i popoli, per le zone finanziarie, per delle economie. E quindi sotto questo è stato il motivo per cui abbiamo cambiato e vogliono cambiare la Costituzione. Non è perché è troppo lenta o è poco efficace, ma è troppo democratica, il peso della popolazione è troppo forte ancora. Voi lo sapete che hanno triplicato il numero delle firme necessarie per le leggi popolari? Hanno triplicato, da 500.000 ci vogliono 800.000 per avere una legge di iniziativa popolare. Non contiamo niente, non contiamo niente, e hanno questo interesse a mantenere ancora di più, avere un governo forte e un Parlamento debole. Il Senato non lo eleggiamo e avremo una Camera che sarà assoggettata al Premier e che non risponderà a nessuno di noi. A nessuno di noi. Continuare a credere, come vogliono farci credere, che si risparmia non è vero. Più che altro può essere, come dire, messo sul piatto della bilancia un risparmio rispetto al fatto che il voto non varrà nulla, non varrà nulla, non decideremo più niente, non avremo deputati neanche della nostra zona, perché metteranno loro chi vogliono. Qui è stato messo nella provincia di Foggia Scalfarotto, che non vale nulla per quanto ci riguarda, non fa riferimento perché sa di essere forte e dove vuole lui verrà sempre eletto da qualche altra parte. Tu non avrai, mentre noi consiglieri regionali rispondiamo al territorio, i parlamentari già rispondono molto poco, ma quando non avremo i senatori eletti, quando neanche i deputati verranno eletti, nessuno ancora meno risponderanno a voi o risponderanno a noi.
Io vi prego, questa è chiaramente la nostra versione, io vi chiedo soltanto di informarvi, di andare oltre a quello che dice in televisione Renzi, che va dicendo si risparmia e togliamo i politici. Ma sapete quanti politici verranno meno? 200. Sapete quanti sono i politici in Italia? 1.100.000 in toto. Stiamo parlando di un risparmio di 200 cittadini, 200 politici, e tutto questo non sappiamo effettivamente quanto spenderanno i consiglieri regionali che andranno al Senato, in vitto, alloggio, perché dovremmo pagare che andranno a Roma, mangeranno a Roma, dormiranno a Roma, avranno i collaboratori. Un risparmio effettivo non c'è, ma tutto questo, io vi dico, per quella Costituzione sono state ammazzate le persone, si sono ammazzate. Chiudo, però vi dico una cosa, nel 1948, quando è stata scritta la Costituzione è stata scritta da 556 padri costituenti che si sono messi d'accordo. Considerate che è stata decisa, è stata votata in maniera favorevole, dopo un anno e mezzo di lavoro, non dopo qualche, un anno e mezzo di lavoro, è stata votata dal 95% dei parlamentari, dei padri costituenti. Questi erano ex fascisti, ex comunisti, partigiani, democristiani, cattolici, atei, cioè si misero d'accordo, si dacque la Costituzione da un confronto serrato, ma fra parti diverse. Oggi come oggi stiamo spaccando in due l'Italia in nome di un partito e di un padre di un partito che, perché deve farsi bello con l'Europa e deve dire sì all'Europa, decide di distruggere la Costituzione italiana e di far venire meno la sovranità al popolo. Io vi dico, non c'è un voto più importante di questo, perché al comune passa. Il comune oggi può essere di destra, poi di sinistra, lista civica, alla sinistra è uguale alla regione, mo c'è Emiliano, poi ci può stare il movimento, poi può starci Fitto, cambiano, le cose si alternano, ma cambiare la Costituzione in questa maniera, con botte di fiducia, sapete che hanno, lui, quando si passa nelle commissioni, no? E durante le commissioni, in pratica, poiché Corradino Mineo, andatelo a cercare su internet, Corradino Mineo, che è un senatore del PD, in commissione affari istituzionali, votava contro, era contrario, perché aveva ancora coscienza critica e possibilità di dire io non ci sto, è stato cacciato fuori, è stato sostituito, perché ammettendo uno del PD, mettendo in realtà il capogruppo Zanda del PD, che aveva detto sì alla modifica costituzionale, perché c'è gente, e qua è la cosa grave, che si sta cambiando la Costituzione in nome di un partito, in nome di una filosofia di partito, per dire sì al Renzi. Qua dobbiamo andare oltre, non dovete dire sì né al movimento né al Renzi, qua bisogna guardarsi dentro allo specchio, leggere la Costituzione e dire vogliamo noi distruggerla? Vogliamo noi che il popolo non abbia più peso? Vogliamo dire sì all'Europa, alle banche, a JP Morgan, o vogliamo dire no? Vogliamo far capire ancora di avere una testa alta, dritta e le spalle dritte a dire no, noi popolo sovrano, il mio voto deve contare, devo decidere chi deve andare in Parlamento e chi deve rappresentare la mia terra. Qua dobbiamo decidere da che parte stare. Questo, non c'è un voto più importante di questo, perché sta minando gli equilibri dei poteri. Considerate che il Senato non lo eleggiamo, la Camera lo eleggono in questa maniera, chi vince nomina la RAI, nomina il CSM, nomina in una certa maniera il Capo dello Stato, c'è tutto, non c'è più un equilibrio, perché quello che decide la Camera, il Senato fino a un certo punto potrà contare, quindi quello che decide il governo, quello che decide il partito che vince diventa legge, non avremo contrappesi. Già oggi voi vedete una stampa asservita, comitati del sì che nascono come se fosse niente, ma se tu vai a chiedere la gente neanche sa perché vota sì, basta che dicono basta che si cambia, facciamo un movimento, cambiamo, non si può stare sempre a dire sempre no, ma le cambiare non vuol dire migliorare, cambiare si cambia anche in peggio, e questa è una riforma che cambia in peggio. Sentite i padri costituenti, i grandi professori costituzionalisti che non hanno niente da guadagnare. Sono quegli anziani, le persone anziane dicono tutte no,
chi deve fare carriera dice sì, cioè i professori universitari che devono fare carriera dicono sì, quelli che sono sotto ricatto dicono sì, ma chi ha oggi come oggi, perdonate, un modo di ragionare, e ce ne sono perché li vedo, io lo so, sono tantissimi, ma non perché sia tutta brutta la riforma, ci sono delle cose importanti che lui giustamente ha messo, come l'abolizione del CNL, è giusto pure che alcuni, come dire, temi passino totalmente allo Stato e non siano più di conflitto, ma non si può modificare 47 articoli su 139 in una botta sola. C'è 47 articoli su 139 in una maniera così, come dire, rigida. Allora io vi dico, io chiaramente questa è la mia versione, che di chi vi porta il sì vi dirà si cambia, saremo più veloci, ribadisco, non è un problema di velocità perché siamo in media europea, abbiamo un numero di leggi esagerato che non vengono applicate, magari, ma il vero problema è che si viene meno gli equilibri tra le forze di questo paese, non conterà più niente la minoranza, la maggioranza farà quello che vuole, tutto si perderà il diritto di voto in pratica per un risparmio che sarà zero, e tutto questo è stato voluto ed è voluto ancora oggi solo dall'Europa e dalle banche. Mi dispiace, sono stata lunga, se avete domande io rispondo molto volentieri, se sono stata chiara come spero, vi auguro una buona serata e lascio la parola, scusate se sono stata molto irruente, ma la cosa è troppo grave. Nel frattempo che qualcuno possa fermarsi e pensare a qualche domanda di chiarimento su quello che ha detto la nostra amica Rosa Barone, vorrei invitarvi, giusto per sollecitarvi, a pensare che cosa sta succedendo. Noi abbiamo avuto una elezione quasi 3 anni fa e abbiamo avuto 3 presidenti, guarda caso, nemmeno il primo eletto, che doveva essere quello in pectore, non è stato indicato come primo ministro. È stato indicato Monti e ci hanno salassati. Poi è stato indicato Letta e sembrava qualcuno che riflettesse sulle cose da fare e tenesse in considerazione anche un pochettino la parte della gente comune. Poi così, ex abrupto, un segretario che aveva promesso mare e monti di cambiamento in questa nostra Italia è stato preso e messo lì. Noi non l'abbiamo eletto. Secondo voi il Presidente della Repubblica qual è stato il criterio per prendere questo segretario e metterlo a capo del governo? Io credo che aveva una qualità Renzi, quello di essere un buon venditore ambulante, un venditore di bugie, perché è questo che sta facendo. È questo che sta facendo. Lui è stato preso per convincere gli italiani che le cose devono andare in una certa maniera e li deve convincere, deve essere convincente. Al servizio di chi però? Perché lui non è stato nemmeno al servizio del nostro presidente emerito Napolitano. Sono tutti quanti al servizio della grande finanza, sono tutti quanti al servizio delle lobby, come diceva Rosa Barone, della Banca Morgan, che ha suggerito, ha scritto questa riforma proprio perché la nostra Costituzione è una delle migliori e prevede per tutti quanti, per la popolazione, dei diritti. Non è un caso che la prima cosa che ha fatto quando è arrivato Renzi ha tolto l'articolo 18 dei lavoratori. Ve lo ricordate? Ve lo ricordate? Beh, una volta i sindacati, il Partito Comunista e il PDS lottava
per l'articolo 18 e con l'articolo 18. Non è vero che i fannulloni non potevano essere licenziati, non è vero. Quello lì però era un stai attento, che ci sta qualche cosa che difende il lavoratore, che difende il dipendente, non che non si potesse licenziare. Quando uno aveva logicamente pendenze gravi, eppure si è andati, nemmeno Berlusconi ha pensato mai di eliminare un articolo del genere, eppure Renzi ci è riuscito. Doveva migliorare, doveva consentire che si potesse mettere gente a lavorare nelle aziende, doveva essere più semplice. E che cosa è successo? Che la disoccupazione aumenta. Sembra che qualcosa viene detto che in quanto il Jobs Act, che tutti quanti conosciamo, no? Abbia modificato la situazione, che è stato un processo di trasformazione di lavoro precario in lavoro a tempo indeterminato. Il tempo indeterminato qual è? Quello dei voucher, un giorno a settimana. Un giorno a settimana viene considerato un tempo indeterminato. Cioè sono delle frottole che si vendono. Cioè questo ingannatore, perché è un ingannatore, quando uno si prende, voi sapete la comunicazione che cos'è, Rai 1, Rai 2, Rai 3, i giornali servono per incantare il popolo, per ingannare il popolo. Ebbene, noi siamo a questi livelli, cioè nessuno più è libero di esprimersi, perché tanti giornalisti dalla Rai sono stati licenziati, perché avevano soltanto fatto trasparire qualche adesione al no. E allora io questo vi invito a riflettere, ma perché tanti provvedimenti in favore delle banche? Perché per andare in pensione un anno, due anni, tre anni prima bisogna andare a fare il mutuo presso le banche? Perché un dipendente deve avere per forza un conto corrente in banca per prendere il suo stipendio? Cioè in testa a questi qua, questi sono stati presi soltanto perché devono difendere la grande finanza e le multinazionali. Cioè i territori locali non interessano, sono delle quisquiglie, devono essere soltanto al servizio, significa servi della finanza, della grande finanza. Ancora credete che le nostre industrie sono la grande finanza, sono le multinazionali? Noi siamo soltanto usati, tutti quanti usati in questa maniera, grazie a questa trasformazione della nostra Costituzione. Io vi invito a riflettere per non essere poi in ritardo e trovarci con una manciata di mosche in mano. Allora, noi ringraziamo qui San Paolo Civitate che ha risposto molto bene. Io spero di poter tornare a novembre, magari sperando in questa temperatura ancora, perché è troppo importante. Io, pensate, ho intenzione di farmi tutti i paesi della provincia, sono 61, perché per me è un impegno civile, è un impegno civile a tutti gli effetti. Io sono stata eletta per portare avanti degli ideali in cui credo, questo è un ideale in cui credo, per me è una guerra, è una battaglia e ci credo profondamente, che non voglio lasciare il mio Stato in mano alle banche e all'Europa, perché questo è Europa che ha deciso la quantità di olio che può essere portata dalla Tunisia, quelle arance che vanno in Marocco, cioè tutto sotto, come dire, c'è qualcosa di più grande di noi. Noi viviamo nelle nostre realtà, il paese, la città, ovviamente ci sono delle forze, che è logico, molto più grandi, che però possiamo col voto decidere chi deve avere ragione, dove vogliamo andare, se la sovranità deve continuare a appartenere al popolo italiano, se vogliamo andare nella direzione dei padri costituenti oppure una direzione totalmente inversa. Oh,
oggi, ribadisco, i padri costituenti si misero d'accordo al 95%, fascisti, postfascisti, comunisti, cioè erano grandi, c'era Moro, c'era Calamandrei, c'era Pietro Nenni, c'erano i padri della patria. Oggi siamo in mano a Verdini, Boschi, Alfano, che decidono le sorti di un paese, quando in percentuale la quantità dei parlamentari che hanno detto di sì, il rapporto è il 53%. Cioè c'è una larga parte del paese che non vuole questa riforma, ma dobbiamo impegnarci, perché le televisioni di Stato purtroppo dicono solo parlano solo in un senso. Allora io ho l'obbligo morale di scendere in tutte le piazze, di dire la mia versione, di dire la nostra versione. Poi voi avete il dovere di informarvi, perché non dico né io la verità né i comitati del sì, ma ognuno di voi deve farsi la propria idea in maniera libera. Vi invito a leggere l'articolo 70 per avere idea di quel marasma in cui ci vogliono portare. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e viva l'Italia sempre. Viva i 5 Stelle. Allora, noi siamo arrivati ai ringraziamenti, volevamo ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di fare questo evento, Radio Atena Beat, con Rocco, che è stato veramente gentile, ci ha dato tutta la sua disponibilità, e niente, penso che ci rivedremo.